Buongiorno amici, guardate che bella questa. Se mangi una banana, il razzismo si allontana. È proprio vero, se mangi una banana, il razzismo si allontana. Giovanotti! Grazie Giovanotti per queste sigle che ci regala e sicuramente ce ne farà delle altre anche su Fuori Programma, che partirà il 5 maggio, cioè lunedì prossimo, su Radio 1. Fuori programma dal 5 di maggio su Radio 1. Eccoli qua, signori, i buffoni di Guido. Ridiando e salivando in Vittoria. Quando gli spremi cantano. I pistolotti di Vittoria. Eccoci qua, dico notizie a minchia china. Zitto, zitto. Che cosa? Impazzito, agonia. 5 maggio. Cosa? 5 maggio. Su coraggio io ti. Ok, è primo maggio. Scusate. Voi non avete visto l'agonia del mattino di stamattina, ma io per me lui è l'Almodovar italiano. Somiglia ad Almodovar, vi ricordi Almodovar? Che te devo dire? È vero? È un po' Almodovar. Vabbè, signori, i personaggi sono sempre quelli. Apriamo i giornali e troviamo ormai questi tre, chiamiamoli questi tre, che sono ora nell'ordine, li dirò a caso: Renzi, Berlusconi, Grillo, Grillo, Berlusconi, Renzi, o Renzi, Berlusconi, Grillo, Grillo, Berlusconi, Renzi e Grillo. Cioè, insomma, ho fatto tutte le. Chi le spara più grosse? Ad esempio, ieri ad Agora. Ad Agora, programma di Agora, guardate Grillo ieri ha detto: Renzi, sei un figlio di Troica. Allora noi abbiamo pensato a canzone inedita che tutti i grillini possono usare come suoneria del telefonino. Grande figlio di una Troica, Matteo Renzi sei per me. Sei andato da Napolitano per inciucciar col cavaliere. Vinceremo le elezioni e verremo lì da te. Tu che sei figlio di Troica, affonderai col cavaliere. Tu che sei figlio di Troica, affonderai col cavaliere. Sono le canzoni inedite, mai sentite prima, quindi vi posso dire una cosa, vi beccate pure la SIAE. Questa è pensa, vi beccate anche la SIAE. Siamo sempre qui alle di Colafiore. Basta. Allora, Pascale e Rossi, guardate, questo è capitolo Renzi. Pascale e Rossi, chi è Rossi? Chi sarebbe Rossi? Pascale lo sappiamo, la Pascale. Maria Rosaria Rossi. Maria Rosaria Rossi, e chi è? Ditemi chi è, qualcuno sa chi è Maria Rosaria Rossi? Chi è Maria Rossi? Dove sta? Eccola qua, Maria Rossi. Ah sì, quella che sta sempre accanto a Berlusconi. E la Pascale stoppano il Renzi Show ad Amici, perché devo andare Amici ieri, infatti avevamo detto che lui stava per registrare, invece è stato stoppato. Ma a tal proposito, sì, abbiamo con noi la nonna di Matteo Renzi, la signora Maria Bovoli. Buongiorno. Bovoli sta scivolando! No! Sono arrabbiata! Oh, è arrabbiata! Sono arrabbiata! Come mai? Già pronta davanti alla TV, Maremma diavolona, no. Con tanto di finocchiona! Sì. Ah, la finocchiona! Maremma! No! Maremma! Cose che non vanno bene! E invece il mio nipotino che duettava con Miguel Bosè, alla tunica di Miguel no, Bosè! Signora! Signora va un po' oltre! Con mio nipotino! Sì, e invece che entrava e duettava alla e qui invece purtroppo stoppato. Lo so, no signora. Basta. E già che c'era gli avevo detto a mio nipote: sei lì, dai due pizza a Moreno. Con quel baffetto mi sembra un passaggio di formiche. Va bene, Maremma diavola. Allora vabbè, si sarà arrabbiata la nonna di Renzi.
che è un po' Martano Volpi, sì, di Radio 2, è uguale. Va bene, questo è quanto. Che vi devo dire, ragazzi? È successo, ci sono polemiche, ancora polemiche. Questo era, diciamo, il capitoletto Renzi, ma se andassimo adesso al capitolo Berlusconi non si sa neanche da dove cominciare. Cominciamo con i tedeschi si sono arrabbiati veramente. Dove qualcosa sui tedeschi? C'è qualcosa sui tedeschi? I tedeschi niente, non c'è nulla. Prima pagina della stampa, perfetto, prima pagina della stampa. Merkel, guardate qua, contro Berlusconi. E beh, ma non solo Merkel, ma anche Juncker. Merkel e Juncker, una nuova serie di cartoni animati Merkel e Juncker che andranno su Italia 1. Merkel e Juncker. Berlusconi è un po' adirato su questa cosa. Basta con questi tedeschi, adesso basta, non esiste nulla. Anche Brewster è un'invenzione dei giornali, non sono mai esistiti. L'Oktoberfest è ad aprile e nella Volkswagen c'è un motore Fiat. Basta, sono tutti falsità. Ma porca paletta, Juncker, guardate qui, una vignetta, Berlusconi contro Schulz, Snoopy fa cagare. Questo è bellissimo. Questa è bella, Snoopy, questa è bellissima. Ti ho celebrato la battuta. Che abbiamo lì, no, niente. No, insomma, e questo, poi c'è anche il problema della grazia. Il problema della grazia è che veramente è napoletano, ogni volta si parla di grazia Berlusconi non perde occasione di dare stoccate a Napolitano. Eccolo qua, Berlusconi show, attacco, doveva ringraziare. Napolitano non ce la fa più, pare, da voci interne al Quirinale, veramente si dice che a un certo punto, quando Napolitano ha letto l'agenzia dove veniva attaccato da Berlusconi, proprio abbia detto proprio la cosa più banale che si possa dire sulla grazia, l'ha detta: grazie, graziella. Grazie. Pare che l'abbia detto, se proprio detto, se io qua anziché di fare un presidente fossi stato un anziano di Cesano Boscone, vi giuro che gli avrei rovesciato o pappavallo in testa, gliel'avrei proprio rovesciato. Ma a tal proposito di grazia e graziella e grazie, il nostro Cassandina, la voce di Roma, ci dice che cattiveria, roba da pazzi, un uomo così devoto, senza vizi, costretta a scontare una condanna dopo tant'anni che se la commanna. Se a st'infamia non ci mette fine il presidente, vuol dire che la giustizia in Italia non c'ha più confine, non c'ha proprio di come più grazia. La giustizia serve a far carcerare i poracci che rubano per niente, anche quando è poca la pena da espiare. Non li ricchi spietati che di sicuro, avendo la faccia che già ne risente, all'anziani vanno a pulire il culo. Oh! Ah! Buongiorno! Nel frattempo volevo ricordare che qui a Roma sta uscendo il sole, perché sappiate che stanotte c'è stato il diluvio universale, i nostri due nuovi santi stanno cominciando a lavorare, perché ieri c'è Roma era troppo sporca, allora loro, Giovanni XXIII e il nostro Papa Wojtyła. A proposito di ciò, c'è anche sta polemica sul il Papa piace più del Colosseo, così turismo boom, ma c'è un altro mega attico di Bertone, si difende, Papa Francesco informato, ristrutturazione a mie spese. Vabbè, spesa si sa, Bertone ci l'ho arredato da Dio, è proprio incredibile. Poi c'ha questo contratto nuovo che si chiama il contratto a mega canonizzazione, e quindi no, mega. Non è equa, questa è mega canonizzazione, però si sa, queste cose succedono in Italia, succedono sempre a insaputa di chi ha questi, insomma, beni di lusso. Allora, per quanto riguarda Radio 1, bisogna ricordarlo, lunedì. Poi non ci sarà più l'edicola, questo si è capito che l'edicola è solo una settimana, perché poi dopo ci trasferiamo in radio. Non ci vedrete, ma ci sentirete su Radio 1. Su Radio 1 c'è una novità, siamo tutti pronti, sta per iniziare. Fiorello e Baldini, fuori programma, è qua. Signori incredibili, eccoli qua, gli ex zemi di Guidonia.
questa notizia che è sul libro mi ha un po'... Eccola qua. Signori, sono Franco, eccolo qua. Sono Franco Battiato, volevo dirvi una cosa che ve la devo dire subito. Eccola qua. Fidatevi, la morte non esiste. Battiato prepara un documentario sulla vita eterna. Ecco. Battiato, posso dire la mia? Mai convinto. La morte non esiste, mi ha convinto. Veramente sono sereno, quindi stai tranquillo John Wayne che non succederà niente, capito? Ti ricordi che avevamo fatto la notte alla morte? Non esiste per chi muore. Non esiste per chi muore. Filosofo. Perché se tu muori non sai neanche che sei nato. Esiste per quelli che rimangono. Bravo, applauso a John Wayne. Signori, John Wayne, o filosofo. Allora siamo a 10 minuti di edicola, attenzione, notizie dal mondo. Allora la Dixan, sentite questa notizia, questa è molto divertente, cioè è una cosa, pensa a quella della Dixan, riceve una multa di 50.000 euro per pubblicità scorretta contro Dash. Quando si dice un bel lavaggio a 90 gradi. gradi e zombate! Vabbè, 50.000 euro così imparano. Volo del Calabrone in diretta. Vai. Grazie, perfetto, tutto a posto. Tutto perfetto. Allora signora, siamo quasi in chiusura, visto che noi lavoriamo con lo smartphone, in quanto il programma di Radio 1 sarà fatto con le note audio di uno smartphone, vi annunciamo, facciamo una pubblicità gratuita all'iPhone 6. Signori, guardate, sarà il più sottile di sempre. Incredibile, sarà sottilissimo, talmente sottile che veramente è un assorbente, praticamente un assorbente, il famoso smartphone con le ali, iPhone con le ali. L'iPhone con le ali, vabbè, lavoreremo con quello così bello leggero. Signori, chiudiamo le... Se, quale vuoi? Questa qui delle di quella della troica? Da troica. Ti piace la canzone della troica? Inedita prima della sigla, ci abbiamo tempo. 3 and 4. Grande figlio di una troica, Matteo Renzi sempre me, il mini prote, si è andato da Napolitano, doveva andare alla De Filippi, già col cavaliere, vinceremo le elezioni e verremo lì da te, tu che sei figlio di troica, affonderai col cavaliere, tu che sei figlio di troica, affonderai col cavaliere. Edicola Fiore, ti porta il buon cuore. Yeah! Se mangi le banane, il razzismo s'allontana.